Oggi, un omaggio ad un concittadino, eclettico genio creativo, la cui unicità lo rende meritevole di attenta sottolineatura. Gli esclusivi mobili di cui parliamo non rientrano letteralmente nella categoria antiquariale, ma ormai divenuti iconico riferimento di stile senza tempo, reputo doveroso la loro menzione in questa rubrica. Carlo Mollino è un artista e designer appassionato di forme e movimento, ma anche pilota di aerei, maestro di sci e inventore di auto. Nasce a Torino nel 1905. In tutta la sua vita si spinge con ingegno a proiettare e immaginare un futuro lontano, anzi, anticipandolo in una visione personale profondamente controcorrente rispetto alla cultura dell'epoca. Il padre, ingegnere progettista di oltre 400 edifici, tra cui l'ospedale Molinette di Torino, per citarne almeno uno, il più grande d'Italia in quegli anni, alla sua morte lascia al figlio una cospicua eredità che permetterà a Carlo di sviluppare senza condizionamenti economici la geniale creatività per cui sarà sempre ricordato. Nel 1931 Carlo Mollino si laurea in architettura. Gli edifici da lui progettati nel periodo fascista prendono fortemente le distanze, stilisticamente parlando, dall'architettura di regime. Nel secondo dopoguerra, il Palazzo della Camera di Commercio di Torino, l'Auditorium della RAI e il progetto realizzato per il Teatro Regio sanciranno la sua celebrità. Ma Carlo non si limita a questo. La poliedricità dei suoi interessi lo portano ad occuparsi magistralmente di fotografia. Nel 1949 pubblica il volume Il messaggio dalla camera oscura. Eleganti e conosciute in tutto il mondo sono le foto erotiche da lui eseguite. Se ne contano più di 1300. Appassionato sciatore, nel 1950 dà alle stampe il trattato tecnico Introduzione al discesismo, tra i numerosi brevetti anche alcuni dedicati al mondo dello sci. Aviatore acrobatico, assieme all'ingegner Luigi Faraggiana e altri tecnici, negli anni 50 e 60 progetta aerei. Nel 1955 una sua creatura, la Bisiluro, auto da corsa fortemente innovativa, corre a Le Mans. L'elenco delle sue competenze e innovazioni pensate e progettate sarebbe ancora lungo, ma ci soffermiamo ora su un aspetto forse sconosciuto ai più: la progettazione di mobili e arredi. Mollino è uno straordinario designer non legato all'industria. I suoi mobili sono quasi sempre dei pezzi unici. La sinuosità di alcuni di questi progetti evoca le forme del corpo femminile, come la sedia agra, il tavolo arabesco e la sedia Gaudì. Le sue creazioni sono sintesi fra perizia artigianale, sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie costruttive, dal legno massiccio sagomato e plasmato al compensato curvato a strati sovrapposti, uno dei suoi brevetti, che utilizzerà ampiamente nella progettazione degli arredi e soprattutto delle sedie, e che lui stesso definirà barocco torinese. Di ispirazione aeronautica è il tavolo denominato Reale, progettato per la Reale Mutua di Assicurazione di Torino. Nel 2006 da Christie's questo tavolo viene aggiudicato all'asta alla cifra record di 3,8 milioni di dollari. Di analoga ispirazione la lampada Cadma della metà degli anni 50, a forma di elica.
dello stesso periodo, La poltrona Gilda. In omaggio al grande statista piemontese, realizzata in legno di quercia, è la scrivania Cavour del 1949. E ancora il tavolo Vertebra, progettato per la casa editrice Lattes di Torino. Circa del 1955 sono i letti sovrapponibili progettati per la Casa del Sole di Cervinia. Alla riscoperta, in modo significativo, delle opere di Carlo Mollino, ha contribuito con le sue riedizioni magistralmente eseguite, a partire dal 1982, la ditta Zanotta, con inserimento in catalogo di svariati pezzi. Mollino morirà per infarto a soli 68 anni il 27 agosto 1973. Il tempo che ci siamo imposti per la durata di ognuno dei nostri incontri è raggiunto e superato. Spero di aver scatenato in voi curiosità. Se il mio obiettivo è stato raggiunto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale.